Ammazza che tuono, ragazzi! Qua non smette di piovere un secondo, cioè. Quello che possiamo fare qua è vita di casa, montare il prossimo filmato, farci un tè caldo. Il problema è che qui intorno ci sono degli alberi. Se ci casca un albero addosso. Speriamo di no. Tra l'altro casa incasinatissima, perché stiamo facendo i lavori di montaggio del condizionatore. In realtà non abbiamo ancora iniziato, abbiamo solo tirato fuori il scatolone. Dei tuoni veramente vicini. Siamo tornati alla DHL e appena siamo entrati io aspettavo un pacco che mi sembrava un po' più piccolo, è questo. Giuro che non pensavo ci fosse anche un pallet. Lucia va col taxi e io invece vado a piedi perché non ci stiamo, i taxi grandi non ce n'è. La roba è lì dentro. Intanto vi diciamo che è una cosa che ci servirà nei prossimi mesi a venire. Ta-da! Bene ragazzi, ci troviamo a Medellin, siamo all'interno del nostro camper perché fuori piove davvero di brutto, però sfrutto la giornata per iniziare il progetto di installazione del nostro condizionatore. Come avete visto è un condizionatore che va montato all'esterno, però ha uno split che monteremo davanti al nostro letto. Per alloggiarlo nel modo più estetico possibile dovrò costruire un mobiletto, per questo mi metto qui a tavolino e lo disegno con Google SketchUp, un programma molto semplice con cui abbiamo progettato un po' tutti i mobili all'interno di Valentino. Qui ho già fatto una prima bozza del disegno, questa è la parte posteriore della nostra camera e questo è il mobiletto che dovrò costruire. Ricaveremo quindi anche due nuovi mobiletti che saranno utili per stivare tutte le cosine di Lucia, perché lei ha tanta più roba di me. Non è vero. Fatto il progetto del mobile in cui andremo a installare il nostro condizionatore, vogliamo andare a Medellin con i mezzi pubblici a comprare il legno necessario a costruirlo. Oh, intanto c'è andato un passaggio. Dobbiamo arrivare alla teleferica con cui scenderemo alla città di Medellin, perché qua siamo a 2600 metri e dobbiamo andare a 1600. Il pullman non passava, si è fermato uno, c'è andato un passaggio. Top. Bene, il tipo ci ha scaricato al metro cable e ora andiamo a vedere dove si prende. Questa è la fermata, ammazza! Ammazza, mi sembra complessa come la metropolitana di Londra questa. Ci sono segnate le fermate dove c'è la zona wifi. Sono tre persone che camminano lungo la teleferica, c'è un sentierino. No, c'hanno il metal detector! Non ci posso credere! Ah sì? Hanno il metal detector! Non lo so, forse si aspettano che qualcuno si perda qualcosa nella teleferica. Stanno cercando qualche bullone che si stacca dal teleferico. L'altro teleferico che dovremmo prendere appena scesi da questo. Qua un po' di basura c'è, no? Per prendere l'alto teleferico bisogna uscire e rientrare, dobbiamo rifare il biglietto. Qua c'è un po' più di gente. Qui siamo collati. Siamo sulla K, dobbiamo prendere la A, asta
San Antonio. Qua si possono permettere anche di fare il murales sul tetto. Eccoci alla nostra fermata. Ragazzi, la temperatura è cambiata, qua fa caldo, siamo a 1600 metri e si sentono tutti. Adesso dobbiamo prendere la metropolitana. Bellissima questa metropolitana. Sette fermate, ragazzi, un viaggio è lunghissimo. Prima metropolitana fatta, adesso prendiamo la seconda. Qui hanno fatto la prolunga per prendere il treno dall'altra parte. Qua ci vorrebbero i buttamento. Ah no, escono dall'altra parte. Hai capito? Cioè, volendo poi proprio attraversare la metropolitana per andare dall'altra parte. Ragazzi, siamo arrivati a destinazione. Dobbiamo andare a cercare una sorta di centro commerciale dove c'è dentro un negozio di bricolage, dove dovremmo trovare un po' delle robe che ci servono. Certo che è un viaggio, poi tornare indietro con tutta la roba sarà un casino. Bisogna spogliarsi perché qua fa caldo, cioè sembra di essere veramente in un altro paese. Noi dovremmo andare qua dentro, però ci abbiamo messo più di un'ora a venire qua. Indovinate, ci è venuta fame. Il viaggio è stato lungo e qua si usa mangiare dentro supermercati, è il metodo più economico nei centri commerciali. Qui un menù di questi costa circa 5 dollari. Dobbiamo riacquisire energie dopo questo viaggio pazzesco. Oggi zuppa di lenticchie e zuppa di broccoli. Number one, buona! Buona questa impanada con formaggio, prosciutto e mais. Io invece ho preso quella cilena, proviamo. Sai che forse andavo a prendere solo un'impanata. In due di queste ci mangi. Bene, il legno sembra che l'abbiamo trovato. Ora stiamo andando a pagare perché poi ce lo tagliano già in tutti i pezzi che ci siamo preparati e sembrano tanti pezzi, quindi... dobbiamo prendere il taxi al ritorno. Sa che dobbiamo prendere il taxi. Cioè, farsi con tutta questa legna il viaggio che abbiamo fatto arrivare fin qua è praticamente impossibile. Tra l'altro questi pezzi sono degli avanzi, ma non potevamo lasciarli qua, quindi che facciamo? Ci dobbiamo portare. Come l'altra volta con il taxi e il condizionatore, sarà una bella avventura. Andiamo. I taxi qua sono tutti di questa dimensione, quindi c'è poca scelta. Però non si fanno problemi. Eh sì, in qualche modo si fa. Ce l'abbiamo fatta. Gracias. Qua si va col tassametro, eh? Se sube, se baja, se sube, se baja. Todo es así. Ya hasta allí, ya es puro subir, ya hasta Santa Elena. Sí, ¿eh? La cosa brutta è che dobbiamo togliere la nostra enorme mappa. Qua stavamo anche disegnando tutto il percorso che abbiamo fatto. Devo toglierla. Iniziamo i lavori di montaggio, ma con questa pioggia è un casino, perché bisogna entrare e uscire dal camper ogni volta e ti lavi. Quindi stiamo cercando di trovare una soluzione migliore. Questo ci sembrava il posto migliore per fare sto lavoro, però questo diluvio è dura, ragazzi, è dura. Però ce la faremo in qualche modo. Intanto penso che metteremo la tenda fuori, almeno se piove posso uscire senza lavarmi. Iniziamo. Cioè, guardate che meteo. Mi sembra di essere sulle Alpi a dicembre. Siamo a 2600 metri, quindi ha smesso, però è la quindicesima volta che smette questa mattina e dura 5 minuti, quindi metto la tenda al volo.
sto cercando di crearmi uno spazio per lavorare, per vincere un po' queste intemperie. Montata la tenda, ho messo il tavolino, qui sotto mi sono portato la presa di corrente che arriva dall'inverter, mi sono messo qua gli attrezzi, proviamo. Ok ragazzi, naturalmente il falegname ci ha sbagliato le misure, quindi dobbiamo cercare di recuperare con gli scarti che avevamo dalla tavola che abbiamo comprato. Ma ce la faremo, ce la faremo. Ragazzi, ho fatto un taglio dritto a mano libera, pazzesco, guarda qua che roba. Pazzesco. Facciamo un test per vedere se le misure che abbiamo preso al computer sono corrette. Bordiamo lo spigolo esterno del mobile con un profilino bianco che abbiamo comprato, perché poi tutto il mobile lo verniceremo bianco lucido con una vernice poliuretanica, però almeno il bordo viene finito bene. Siamo di nuovo qui a fare bordature a legno per i mobili. Mi ricordo quando eravamo nel capannone a costruire Valentino, che mi feci anche il taglio nella testa per colpa di una bordatura. Adesso lo faccio a mano, non lo facciamo più con la macchina. Sotto le sponde ci mettiamo anche un po' di colla, è tipo un Sikaflex 252, è un prodotto della Soudal che abbiamo trovato qua. Ora lo stiamo spatolando perché dopo andremo a verniciare tutto. Trapanino Lidl, number one ragazzi, in camper ci vuole, perfetto. La colla è resistente, però ci metto anche due vitine. Quelle poche viti che abbiamo usato su Valentino per evitare i mobili, perché in realtà è tutto incollato, ho usato quasi sempre queste viti che sono delle Torx, che si avvitano con una chiave o con un cacciavite Torx, che però sono molto più semplici da avvitare, non si rovina la testa, sono buone, mi piacciono. Dobbiamo smontare quest'antina perché andrà un pochettino ridimensionata, perché qua ci passeranno anche dei tubi del condizionatore. Abbiamo posizionato il mobiletto incollato alle pareti, ora dobbiamo fare tutte le sigillature in modo tale da chiudere tutte le fissure che si possono creare per le piccole imperfezioni, in modo tale da preparare per la verniciatura. Lucia è la spatolatrice, lei sigilla e spatola. Ragazzi, in casa abbiamo un po' di casino in questo momento, anche sul letto, siamo veramente incasinati e stanotte noi dobbiamo dormire qua. Bene ragazzi, proseguiamo il montaggio aspettando che fuori smetta di piovere. Questo è lo split che devo andare a montare nel mobile che abbiamo costruito. Ora lo smonto per vedere cosa c'è dentro e come andranno fatti i cablaggi e le connessioni dei tubi. Il nostro evaporatore. Molto semplicemente qua ci sono dei buchi predisposti. Ragazzi, ci siamo dimenticati le ciabatte fuori, diluvio universale. E ora abbiamo le Crocs che sono una piscina. Mettere le Crocs quando sono bagnato non è proprio il top. Sto provando la dima di montaggio della parte del condensatore esterno, misure perfette. Ora ci dovremo divertire a fare qualche buco, incollare, speriamo che non piova. Bene, ora che abbiamo fatto i buchi, che poi andremo a coprire con una pannellatura, cosa molto importante è che ci spariamo dentro un po' di silicone, sia dentro che fuori, in modo tale che non ci siano infiltrazioni nella parete. Momento cruciale, ho posizionato il condizionatore facendo molta attenzione alle siliconature posteriori, però mi sembra venuto un bel lavoro. La parte del condensatore adesso l'abbiamo posizionata, dobbiamo fare i fuori per far passare all'interno i tubi. Curare le pareti del camper non è mai la cosa più divertente, cioè
è un po' come una sensazione di fare qualcosa di sbagliato. Effettivamente, meno fuori si fanno, meglio è. Riapriamo un attimo la falegnameria perché devo fare i supporti per fissare l'evaporatore all'interno del nostro mobilino. È un continuo su e giù dal camion, prendere misure, taglia, corta, lima. Oh, è divertente lavorare in legno. Mi piace. Supporti montati. Adesso siamo pronti a verniciare il mobile con vernice poliuretanica. Puzza da fare schifo. Questa notte dobbiamo dormirci. Occhio alle scolature, Dani, occhio alle scolature. Guarda lassù una scolatura. Dove? Là. Vabbè, ma qui non si vede. Allora, non abbiamo ancora finito e forse si vede dal casino. Sto tirando giù la moto perché probabilmente ci servirà per andare al paese, quindi già che avevo smontato un po' di roba, l'ho tirata giù. Ho messo la cover del condizionatore, anche se non abbiamo ancora finito, mancano ancora i cablaggi, ma abbiamo dipinto il mobile, quindi non posso andare avanti con i lavori. Tra l'altro, probabilmente tra un po' verrà giù l'acqua, quindi dobbiamo sbaraccare tutto e se ne riparla domani. Riprendo i lavori iniziando la parte di cablaggi e di connessione delle tubature tra l'interno e l'esterno, tra l'evaporatore e il condensatore. Con scale posizionate su terreno davvero morbido, un po' fangoso, non rispetta proprio tutte le norme di sicurezza questa postazione di lavoro. Per la corrente noi abbiamo diverse prese a 220 volts che sono messe esternamente. Molti potrebbero dire: perché non vi attaccate al campeggio adesso che avete la corrente a disposizione? Beh, è semplice, ad esempio qua siamo in Colombia e la corrente è a 110 volt, non 220. Molti degli apparecchi moderni, tipo i caricabatterie per i cellulari, per i computer, accettano sia il 110 che il 120 con ampio margine. Ma ci sono attrezzi tipo la nostra saldatrice, tipo il Dremel, tipo il trapano elettrico, la smerigliatrice, altri attrezzi che invece non sono fatti per andare fuori da dove vengono venduti, invece noi siamo in queste condizioni. Quindi abbiamo un inverter molto potente proprio per questo motivo, perché dobbiamo fornire corrente a 220 volts ovunque ci troviamo nel mondo. Un'altra cosa che mi porto sempre dietro, che mi ha insegnato mio padre, sono queste guaine termotraibili che possono servire per fare delle connessioni al volo e isolarle nel modo più corretto possibile. Ho camminato un chilometro con questi due sacchetti pieni. Perché mentre io lavoro, Lucia è andata a fare la spesa perché tra un po' è l'ora di pranzo. Sto facendo le ultime rifiniture, sto cercando di posizionare i cablaggi nel miglior modo possibile. Ci siamo quasi. Cominciamo a rimontare un po' i pezzi. Dietro questo angolare ho fatto passare il tubo di scarico della condensa. Adesso dobbiamo mettere ancora la copertura, tra un po' arriva. Abbiamo sbaraccato l'officina perché abbiamo quasi finito. Andiamo a fare due passi dove state a fare Lucia la spesa, perché forse lì c'è una ferretteria e possiamo trovare una cerniera giusta per fare l'antina che ci manca per chiudere il nostro mobilino. La cabina è diventata il deposito. Però questa strada è bella trafficata, C'è pure la tienda di consegna a domicilio di pizza. Tra l'altro fanno anche la Stromboli, chissà com'è. Sarà piccante. Tanto il marciapiede non c'è più, si cammina in mezzo alla strada. No, la ferreteria è chiusa. Vabbè, d'altronde è sabato pomeriggio. Oh, tra l'altro c'hanno anche i ricambi per le moto, Tagliandino. Questo sarebbe il paesino che abbiamo vicino, Di fatto ci sono solo negozi. Ragazzi, siamo anche al supermercatino. E giusto per chiudere il discorso dell'altra volta, qui la roba costa tutto tre volte tanto al supermercato dove siamo stati. La crema della Jet, $3.50. Quasi quasi ci prendiamo una di queste, è più comoda caricarla e scaricarla dal campo. Che buena questa! È arrivato il padrone, adesso la prova, mi fa vedere come fa le penne. Nel frattempo se n'è andato un van ed è arrivato un altro, questo giallo. È di una coppia di svizzeri, ora sono andati a Medellin.
prima che cali il sole, per stasera niente lavoro, vi faccio fare un giro nel campeggio dove siamo, perché è davvero molto carino. Questa è la reception, dentro c'è anche una bella stanza dove si può stare tutti insieme, c'è anche un camino. Che fai? Che fai? Qui invece ci sono delle piccole stanze, perché questo è anche un ostello, i bagni e una piccola palestra. E questa è la stanza di ricreazione, c'è anche il camino. Volendo, per chi viene qui senza mezzi autonomi, c'è anche una cucina che si può utilizzare liberamente. E questa è la sala giochi, c'è la PlayStation, il tavolo da ping pong. Ho vinto. Ma per poco. Buongiorno, sfruttiamo questo poco sole che c'è in questo momento per proseguire i lavori. Abbiamo quasi finito, ma Lucia all'interno deve dare la terza mano di vernice poliuretanica al nostro mobiletto, che è quasi finito, e io sfrutto l'occasione di dover aspettare la vernice asciuga per terminare i lavori, mettendo un po' a posto la moto. Abbiamo da fare qualche lavoretto anche lì, quindi al lavoro. Attrezzi. Ok, prima cosa da fare è pulizia del carburatore, perché con i carburanti che abbiamo usato negli ultimi periodi ce n'è bisogno. Cioè, guardate cosa ho trovato dentro. Già che ci sono, do un occhio anche alla candela. Non so chi abbia disegnato l'impianto elettrico di questa moto, ma i cavi non passano nel posto migliore dove potrebbero passare. Ogni tanto si consuma questa guaina che protegge questi cavi elettrici e devo cambiarla, sostituirla. Penso che cambierò anche il tubo del combustibile, perché fa questa piega brutta, non mi piace proprio. Anche questo, non so chi abbia progettato il giro del tubo del combustibile di questa moto. D'altronde non si può far girare in nessun altro modo, però vabbè. Tiro anche fuori tutta la benzina che c'è nel serbatoio, la traso in una bottiglia dell'acqua temporaneamente, perché poi la reinserirò dentro filtrandola con dei microfiltri per vedere se ci sono delle impurità. Sto mescolando la vernice poliuretanica bicomponente, e quindi ho fatto la misura. Io ora vado con la terza mano. Ci è voluto un po', però abbiamo finito. Non so se si vede bene dal video, però c'è chiaramente dell'acqua. La bottiglia chiaramente era completamente vuota, ce l'aspettavamo. Uso questi filtri microfibra che sono della Gugatec, una marca italiana. Ok, usando la bottiglia e facendo molta attenzione si riesce a non utilizzare il fondo, dato che l'acqua è più pesante della benzina, e quindi l'acqua è rimasta qua e la benzina è tornata nel serbatoio. Bene, ora che ho rimontato tutto provo ad accendere. Bene, mi pare che abbiamo fatto un buon lavoro. Moto a posto. Prima di utilizzare la moto, ormai probabilmente domani, do una bella caricata alla batteria con un caricatore esterno che fa anche un ciclo di desolfatazione molto utile per mantenere la batteria in ottima efficienza. Batteria. Questo caricabatterie ci fa anche da 24 volts, quindi nel caso dovessimo averne bisogno va bene anche per il camion. La parte interna l'abbiamo terminata. Perlomeno il montaggio del condizionatore, ci manca da costruire gli sportellini per chiudere questo angolo e i due sportellini per chiudere questi mobiletti. Questi li faremo col bambù che ci è avanzato dallo sportellino che avevamo lì. Questi invece dovremo recuperare un materiale adeguato per chiuderlo. Per averlo fatto qua nel bush, diciamo, ci piace, ci piace. Ora il condizionatore non lo possiamo accendere perché
devo caricare il gas, che chiaramente questa è l'unica cosa che non posso fare da solo. Quindi nei prossimi giorni andremo in un'officina dove fanno riparazione di condizionatori per auto, ce lo faremo caricare e tac, saremo rinfrescati. Lucia nel frattempo si fa prendere la mano, perché siccome è avanzata un po' di vernice, sta facendo dei ritocchini. So cosa ha fatto. Luci, cosa hai fatto? Ho coperto il silicone, che non era tanto bello, e l'ho verniciato. Andrò un attimo fuori. Lassù ci sono ancora dei resti di rami che ci siamo portati via da qualche strada che abbiamo percorso. E molti ci hanno chiesto come mai abbiamo installato un condizionatore di questo tipo. Voglio concludere il video spiegandovelo, perché noi abbiamo un camion che, come vedete, è molto alto e non potevamo permetterci di perdere ancora spazio sopra il tetto. Questa era la prima ragione. Il secondo motivo è che, siccome noi percorriamo delle strade in fuoristrada che a volte sono anche un po' strette, soprattutto per quanto riguarda la vegetazione, sopra noi tiriamo via di tutto, per questo che anche i pannelli sono molto bassi e protetti dall'acciaio che c'è attorno. Un condizionatore posteriore invece non ci dà nessun tipo di problema da questo punto di vista. Tra l'altro questo condizionatore consuma molto meno rispetto ad altri più classici da camper. Questo chiaramente perché raffredda anche un po' meno, ma noi lo utilizzeremo nella zona notte. Però per noi è importante, perché non vogliamo dipendere da generatori o corrente esterna, quindi ci serve qualcosa che consumi poco. Vedremo quando lo accenderemo come funziona. Ma per augurarvi buona serata, ci facciamo una volatina col drone per farvi vedere cosa c'è qua attorno, perché siamo veramente in mezzo alla natura. Qua dietro c'è un parco, Medellin è qua sotto, ma un po' distante, a 1000 metri di dislivello. Vediamo cosa c'è. Eccoci qua, un volo davvero rapido perché non avevo batterie, ma come avete visto siamo in una bellissima zona con dei boschi da una parte e piccoli paesini che si disperdono veramente fino all'infinito. La notte qui davanti si vedono tantissime luci, davvero tantissime, sembra quasi una città, però di fatto sono solo piccoli paesi dispersi dentro il bosco. Vedremo come funzionerà il nostro condizionatore strada facendo. Sicuramente in Centro America ci servirà tantissimo, quindi siamo davvero contenti di averlo montato. Questo video doveva mostrarvi più che altro quanto sia importante per noi essere indipendenti. Indipendenza anche nelle piccole cose, come possono essere le riparazioni che si devono fare lungo la strada. Ok, questa non era proprio una riparazione, era qualcosa di più. Importante farvi capire che in un viaggio come questo è necessario avere utensili, attrezzi, saperci un pochettino fare, perché non sempre è possibile rivolgersi a qualcuno per ottenere ciò che ci serve. Questo non perché qui non ci siano persone capaci di fare il loro lavoro, ma perché lavorano su materiali diversi. Noi abbiamo un camion europeo, prodotti europei, che qui banalmente non si trovano, e quindi bisogna cavarsela da soli. Domani probabilmente andiamo a Medellin, quindi al prossimo video vedremo la città. Ciao a tutti e buonanotte.